mia. Salmo 104,24, non ve l'ho dato, state tranquilli. La terra è piena delle mie ricchezze. Sapete, quando Dio ha fatto ogni cosa, lui non ha messo limite alla ricchezza che la terra forniva. La terra ha tutto e ha messo nella terra una legge. La legge dell'infinito. Infinito, sai cosa vuol dire? Senza limiti, senza limitazioni, senza frontiere, senza fine. Quello che tu hai, quello che Dio ha messo a disposizione per te, non ha limiti. La mente di Dio dice: non c'è, lo creo. Noi dobbiamo rinnovare la nostra mente, ragionare con i pensieri di Dio, ragionare in accordo alla sua parola. Romani 12,1 cosa dice? Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante che cosa? Il ragionamento della nostra mente. Fermiamo la ragione, fermiamo la razionalità e iniziamo a sognare i sogni di Dio. Iniziamo a sognare i progetti di Dio per la nostra vita. Iniziamo a creare con la nostra bocca quello che manca. Non piangerti addosso. Non è la soluzione. Mi deprimo perché forse non c'è più speranza. No! Io conosco i pensieri che ho in mente per voi, dice il Signore, pensieri di pace, non di male, per darvi che cosa? Futuro! Futuro e speranza. Basta, non è più tempo di piangerci addosso e piangolare. Non è il posto che Dio, non c'è un posto specifico dove Dio può benedire la tua vita. Quando sei al centro della sua volontà, Dio ti benedice. Il nostro compito è quello di prendere quello che Dio ha provveduto per la nostra vita, lo iniziamo a prendere veloce e iniziamo a permettere a Dio di shakerare. Posso credere, quello che Dio fa è provvedere per noi la materia prima. Lui ti ha dato sapienza, lui ti ha dato intelligenza, lui ha messo nella terra risorse illimitate, lui ha fornito tutto quello che a te occorre. Dopodiché tu lo metti nelle mani di Dio, che shakera la tua vita, perché stamattina Dio vuole scuotere. Vuole che tu consegni nelle sue mani quello che lui già ti ha fornito. Lui ti vuole shakerare affinché tu possa bere. Bevilo tu però. Dio può sentirti gridare: Signore, voglio una torta. E non risponde. E tu dici: perché Dio non mi risponde? Dove sei finito, Dio? E Dio ti dice: ma io ti ho dato la farina, io ti ho dato l'uovo, io ti ho dato il latte, io ti ho messo lo zucchero, benissimo. Metti insieme quello che io ti ho dato, quello che Dio fa, ti passa nel forno. Passa nel forno. A volte noi dal forno non ci vogliamo passare, allora rimane tutto così immangiabile. Ma quando noi permettiamo a Dio di passare dal forno, viene fuori, mettendo nelle sue mani ogni ingrediente, viene fuori un pezzo di torta? No. Viene fuori quello che noi desideriamo.